UEFA Champions League che sta per incoronare la nuova regina d'Europa. Ci attendono 90 minuti, se basteranno, da vivere tutti in un fiato. Non cambiate canale se non volete perdere nemmeno un'emozione della sfida dell'Ataturk Olympic Stadium. Sono con Lelia Dani, lo stadio è l'Ataturk Olympic di Istanbul, impianto splendido, finale attesissima e grande attesa per questo atto conclusivo della UEFA Champions League. Si affrontano Juventus e Barcellona. Madre mia, che emozione! Pensa a ciò che stanno provando, Pier, in questo momento i giocatori delle due squadre. Sono qui a giocarsi la finale della UEFA Champions League, per molti di loro una novità assoluta. Beh sì, è un appuntamento che vale un'intera carriera. È chiaro poi che la pressione in queste partite fa la differenza. Che manda in campo questa formazione, scelti fra i pali, Bremer per una maglia in difesa con Danilo, Rabiot insieme a Locatelli nel mezzo, è l'unica punta che avrà il compito di finalizzare la manovra. Partiti, UEFA Champions League che oggi emetterà l'ultimo verdetto, il più importante. Sergio Busquets dialoga con Rafinha. Pedri, occhio a Dembélé, palla gol per Dembélé, Szczęsny, la parata, palla messa dentro da Dembélé, riflettori puntati su Lewandowski, uno che sa fare gol e sa anche vincere le partite. È sicuramente uno dei giocatori più occhio qui, può concludere. Parata straordinaria, come un gol. Lancio interessante. Fanno girare benissimo il pallone. Non riescono a sfondare, palla persa. Ecco Rafinha. De Jong. Prova l'acrobazia. Ottima la parata qui. Ken in posizione defilata, può avanzare. Ken è tutto solo, palla in rete, la sblocca la Juve e questa finale di UEFA Champions League adesso è in discesa per i bianconeri. Questo replay del gol, l'appoggiata praticamente in rete da pochi passi, il portiere poteva farci ben poco. Palla al centro e Barcellona che riparte a caccia del gol del pari. Chiesa ha una grossa chance qui, attenzione, vantaggio che comincia a farsi pesante, sono due adesso i gol da recuperare per gli avversari. Si è fatto trovare puntuale all'appuntamento con Igor, ha infilato il portiere da sotto misura. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Koundé, la smessa su Busquets. Lewandowski, un po' pigro qui il lancio di Lewandowski. Meglio la Juve per quanto riguarda il possesso palla, stanno letteralmente dominando il gioco, fanno correre a vuoto gli avversari, il giro palle veloce ed efficace, preciso. Trovano sempre l'uomo libero tra le linee per concludere a rete.
Il risultato rispecchia perfettamente quello che si è visto in campo finora. La differenza tra le due squadre oggi è netta. Sarà calcio di punizione per il Barça. Pedri. Lewandowski. Rafinha. Potevano dimezzare lo svantaggio qui. Non è andato molto lontano dal bersaglio, eh? Guardi i tifosi, erano già pronti a scattare in piedi. Vuole il tocco verticale. Chiesa! Ennesima magia di Federico Chiesa. L'ispirazione è quella di famiglia del papà Enrico. È davvero grande qualità la sua. Eccolo, il replay del gol. E c'è da sottolineare la palla filtrante con cui ha liberato il compagno al tiro. Ha eluso bene il pressing, eh? Poi l'ha piazzata alle spalle del portiere. Gara che riprende, Juve che sembra aver preso davvero il largo. Sono tre ora le lunghezze di vantaggio per i bianconeri. Ecco De Jong. C'è il segnale di chiusura che decreta la fine della prima metà di gara. Secondo tempo di questa finale di UEFA Champions League che è appena cominciato. Tocco verticale di Pedri. Ottima la giocata qui con il recupero. Ecco Rabiot. Si affidano al possesso palla. Rabiot. Chiesa. Interviene e recupera palla. Lewandowski. Rafinha. Apre su Rafinha. Buona possibilità. La presa del portiere. Conclusione non irresistibile. Tentativo troppo morbido per creare problemi al portiere. Tentativo di chiusura sul portatore di palla. Cuadrado. Kane. Tenta l'imbucata. Palla che giunge a destinazione. Ter Stegen dice di no. Corner battuto in mezzo. Palla che resta lì. Cuadrado. La gira su Rabiot. L'appoggio su Chiesa. Intercetta il lancio e riconquista il pallone. Gran palla di Lewandowski. Rafinha. Palla recuperata nei 16 metri. Grande azione difensiva. C'è spazio per la ripartenza. Occhio alla ripartenza pericolosa. Occasione d'oro. Intervento decisivo qui. Dembélé. Busquets. Il tocco per Jordi Alba. Grande apertura. De Jong. C'è la Jordi Alba. Li porta via il pallone con questo tackle. Sono le fasi finali del match con un punteggio che sembra ormai acquisito per la Juve, con un vantaggio rassicurante per i bianconeri. Di fronte a una prestazione del genere ci si alza in piedi e si batte le mani, Pier. C'è stata una sola squadra in campo, il dominio totale. Il margine poteva essere ancora più ampio se avessero sfruttato le diverse occasioni avute. Nulla da dire. Ci sarà un minuto da recuperare, come indica il quarto uomo. Ottima occasione! E c'è la traversa! Ed eccolo il triplice fischio che sa di liberazione per i giocatori e per i tifosi della Juve. Eccola la UEFA Champions League, è arrivato il trionfo, sono loro i campioni d'Europa. Ed era un traguardo che inseguivano da tempo, Pier, ma quanto hanno lavorato in questi anni? Proprio per regalare al tecnico una rosa in grado di lottare sul palcoscenico più importante. E oggi eccoli qui,
a raccogliere i frutti. E per molti di questi giocatori era l'appuntamento più importante della loro carriera e non l'hanno fallito. Meritano di godersi ogni istante di questo successo. È il momento più atteso dai giocatori e dai tifosi juventini, è il momento di sfogare tutta la tensione, l'adrenalina, e adesso arriverà la consegna della Coppa delle Grandi Orecchie per incoronare la nuova regina d'Europa. Eccoli qui, se la stanno godendo fino in fondo, Pier, e ne hanno tutto il diritto. Quello che hanno fatto è un vero e proprio capolavoro. Già arrivare in finale sembrava un traguardo difficile da raggiungere, perché c'erano squadre più attrezzate sulla carta, diciamo la verità. E questo successo è la dimostrazione di come nel calcio non sempre basta assemblare una rosa di campioni per vincere, eh? Ci vuole un gruppo unito, capace di lottare, gettare il cuore oltre l'ostacolo, soprattutto nei momenti difficili. I bianconeri hanno dimostrato di esserlo. Ecco i giocatori, i tifosi che festeggiano tutti assieme la conquista della Coppa più ambita del calcio europeo. Sugli spalti alcuni sembrano ancora non realizzare del tutto ciò che è successo, ma hanno vinto la UEFA Champions League, la Coppa dei Campioni, non hanno mai mollato, volevano salire sul tetto d'Europa e finalmente ci sono riusciti. Una giornata che rimarrà nella storia di questo club.